Buongiorno amici di Esport Como, siamo tornati in diretta. Ricordiamo che per la finale vinta dall'Inter 2-0 avremo poi gli highlights della partita. Abbiamo avuto un problema di collegamento con lo wifi qui ad Olgiate Comasco, ci scusiamo. Ora siamo in diretta per le prime azioni del torneo Favini Rustignoli con Mario Camagni. Ciao Mario. Sì, mi sa che portiamo fortuna all'Inter, eh? Esatto. Portiamo perché ecco domenica qua. Domenica scorsa eravamo a Mariano e a vincere il torneo era stata l'Inter. I ragazzi 2008 dell'Inter. Oggi invece sono i ragazzi sempre dell'Inter del 2011. Sì. Oggi durante questa giornata e partiamo con il capo. Tanto sentiamo lo speaker, c'è Lisa Gioffre, cavaliere del Milan. Giustamente, il miglior giocatore della Pronciata va meglio. Capo cannoniere. Continuiamo con la premiazione del miglior portiere. Il premio va al portiere dell'Espoli, Lombardo Samuele. Miglior portiere del torneo, Lombardo Samuele dell'Empoli. Samu! Grande Samu! Samuele, portiere dell'Empoli. Bravo! E a premiarlo un altro ex portiere. Enrico De Vrini. Terzo premio singolare va al miglior giocatore del torneo, sempre del Milan, Lorenzo Zanellato. Lorenzo Zanellato. Numero 4. Sì, miglior giocatore del torneo. Bomber 9. Bravo. Zanellato del Milan. Complimenti. Cominciamo ora con la premiazione delle squadre. Partiamo dalla decima classificata, il Chiasso. Adesso tutte le squadre, tutti i giocatori riceveranno una medaglia ricordo di questo torneo. Quindi il decimo posto il Chiasso. Quindi saranno tutti contenti i giocatori che portano a casa una medaglia. Intanto vi mostriamo anche il trofeo. Da vicino dietro il tavolo, dietro il tavolo. No, non ti riprendo, vai dietro. Non ha classificato il Lecco. Ottavo. Vediamo tantissima gente accorsa a vedere il torneo e le premiazioni. Al termine delle premiazioni, Riccardo, ci sarà
la sfida tra gli ex del Como. Tra gli ex del Como, guidati da Gattuso e Boscolo. E Boscolo, i due allenatori della prima squadra del settore giovanile del Como. In settima posizione il Lugano. Settimo il Lugano. Quindi tutti i ragazzi che hanno partecipato al torneo se ne tornano a casa con una medaglia. Sesta posizione per il Renate. È stata una grande giornata di sport, tutto il giorno sono stati impegnati questi ragazzi. Da stamattina alle 9 finora alle 18, 17. E sono curioso di vedere cosa hanno preparato gli organizzatori per la premiazione della squadra vincitrice, l'Inter. Sentite dal boato, dagli applausi dei genitori, sono tanti, vabbè, tutti i genitori si può dire che sono presenti, poi gli amici. E quinto posto al Como 1907. Squadra è arrivata più lontano, arrivato più lontano, alloggiava a Cantù, quindi è arrivato ieri l'Empoli. Terzo posto per la squadra del Milan. E siamo immersi nel verde del centro sportivo di Ozzate. Qua conquistata l'Atalanta. Tifoso speciale. Posto? Ciao. Ciao al sindaco. Di Ozzate. Bella giornata, bella soddisfazione vedere le macchine fuori che non sono più. Non c'è posto, incredibile. Bellissimo, bellissimo, veramente. Veramente bisogna fare complimenti agli organizzatori, alla società. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. 4 anni fa, quando abbiamo rimesso il centro a posto, non pensavamo, dato il prestigio, di arrivare oggi a fare un torneo con queste squadre professionistiche. Quindi veramente contentissimo. Forse quando investi sport, ragazzi, la, non la sbagli mai. Il sindaco di Ozzate, Simone Moretti, premierà la vincitrice del torneo di oggi, che è l'Inter. Vince del torneo, a premiare il sindaco. Thank you.
non fatevi subito, eh! Vogliamo che il trofeo è di Sport Coppa, eh! Bene, si è conclusa qua la premiazione. Ale. Conclusa. Bellissimo torneo, soddisfatto. Super soddisfatto. Allora, guarda. Tutti i ragazzi che sorridono, guarda qua, grazie. Salutano, ciao ragazzi, bravi. Ragazzi del Monza. Bravi, bravi, ciao. Veramente bravi, eh? Il bravi, Monza. Ragazzi del Monza, ha salutato, probabilmente è una indicazione anche della società. Intanto vediamo gli ultimi festeggiamenti per i giocatori dell'Inter. Bene, Riccardo, direi di concludere qua. Esatto. Adesso c'è la partita delle vecchie glorie, diciamo. Anche qui avremo un collegamento in diretta con l'ingresso delle squadre. Bene, a tutti buona continuazione di giornata, buon pomeriggio e seguitemi anche stasera ad Ezio perché c'è la partita importantissima, Cantù Scafati, gara 4. E saremo presenti anche lì. Esatto, perfetto. Vediamo, saluto dei ragazzi dell'Inter. È il compleanno del mister, auguri al mister allora. Bene, è tutto, buon pomeriggio.